Dottor Corti, lei è titolare della Cortimed, come ha vissuto la sua azienda il periodo del lockdown? L'ho vissuta in una situazione complicata perché all'inizio non sapevamo, nessuno sapeva, si sapeva quello che poteva succedere, quindi in buona sostanza è successo un qualche cosa di straordinario, purtroppo negativo. E su questo punto diciamo abbiamo dovuto prendere varie preoccupazioni, varie riflessioni, e comunque è stato un susseguirsi di cose tutti i giorni che dovevamo adattarci a una situazione che nessuno di noi aveva mai, diciamo, neanche lontanamente ipotizzato. Non si poteva nemmeno immaginare, quindi da mandare la gente a lavorare a casa, diciamo, da un'organizzazione migliore dell'ufficio con le distanze, fino anche a perdere contatto apparentemente dell'azienda fisicamente, perché lavorare in smart world ha creato un qualche cosa che non eravamo abituati. Non l'avevate proprio prevista, ma la sua attività in Spagna ne ha particolarmente sofferto? Noi siamo stati, se vogliamo essere sinceri, in questa situazione siamo stati, come posso dire, no? Un po' beneficiati, nel senso siamo usciti fuori un po' da tutto questo disastro, va bene? Perché facendo i trasporti alimentari, quindi abbiamo... Siete stati impegnati. Sì, siamo stati, diciamo, abbiamo condotto con difficoltà, però abbiamo continuato la nostra attività, diciamo, con tutte le, diciamo, osservazioni per la sicurezza, per la distanza, i problemi che ci sono stati con gli autisti all'inizio, dove non avevano supporto dalle aree di servizio, da tutti quelli che potevano essere. Quindi c'è stato un momento di cui, diciamo, sembrava che la situazione ci dovesse sfuggire, però tutto sommato, questo sia in Italia che in Spagna, alla fine l'abbiamo portata a fondo. Bene, sono contento di questa cosa, da parte anche di tutto l'ufficio, di tutte le persone, i miei collaboratori, che hanno fatto sì che tutto questo potesse andare avanti, che il nostro servizio è stato un servizio a tutti gli effetti. Certo, quindi siamo sopravvissuti. Adesso con Alice, che aspettative avete per il futuro immediato? Come vedi, anche questi due giorni sono stati giorni molto interessanti, no? Tutte le volte che veniamo qua, all'inizio può sembrare un'abitudine, anche se questo evento aveva una sua particolarità, l'entusiasmo non era quello delle volte precedenti per i motivi che tutti sappiamo, però credo, diciamo, che l'associazione si è fatta sentire, ha fatto più volte vari interventi. Il governo l'ascolta? Come nessun altro, mentre io parlo c'è il ministro De Micheli adesso che sta facendo il suo intervento, io mi auguro, spero comunque tutte quelle cose che noi abbiamo chiesto, siano poi alla fine, diciamo, ascoltate e anche realizzate, anche, diciamo, messe, diciamo, in pratica, ecco, perché ne abbiamo veramente bisogno, perché il settore ha veramente sofferto, e che comunque, diciamo, da ottobre in poi giocheremo una partita difficile, sì, e decisiva, sta creando degli scenari di cui dovremmo stare molto attenti.